Di Maio presenta i ministri di un eventuale esecutivo 5 Stelle. Al TG1 dice: metteremo le persone giuste al posto giusto. Con questa squadra possiamo andare al governo da soli. L'intervista è di Claudia Mazzola. Vediamo. Di Maio, lei ha presentato una squadra di ministri soprattutto tecnica. Se dovesse andare al governo, non teme che potrebbero non rispettare la linea politica? Ma non c'è nulla di tecnico in questa squadra. Avete visto gli interventi di oggi? Sono interventi politici, di persone che mettono testa e cuore in quello che fanno. Immaginate soltanto il professor Andrea Roventini all'economia. È uno del top 10% degli economisti a livello mondiale. È un professore alla Sant'Anna di Pisa, ma che soprattutto vuole fare politiche espansive. Cominciamo di a mettere soldi nell'economia, inondiamo l'economia di soldi e facciamo ripartire gli investimenti per far ripartire il paese. Basta con l'austerity dei tecnici, cominciamo a fare politiche pubbliche. La scelta di presentare la squadra prima del voto è stata anche criticata. È una cosa che non è mai stata fatta prima nella storia della Repubblica e del paese. La criticano tutti, però io voglio mettere le persone giuste al posto giusto senza scambiare poltrone dopo. Prima. Alla sanità c'è uno scienziato che ha fatto una grandissima scoperta che riguarda la tiroide, ma soprattutto è uno che lavora in ospedale ogni giorno e conosce gli ospedali. Lei ha appena presentato la squadra degli ipotetici ministri, ma sono già arrivate alcune critiche. Sì, ho letto le critiche, ma sono veramente delle critiche ridicole. Appena ho presentato la squadra già la attaccano, e l'attaccano quei partiti che non sono capaci di creare una squadra prima delle elezioni. Grillo ha annunciato la fine del Vaffa, ha vinto la sua linea? Io credo che il Movimento 5 Stelle debba andare al governo del Paese. Come lo penso io, lo pensa anche Beppe Grillo. Siamo entrati in Parlamento 5 anni fa dall'opposizione, ma abbiamo realizzato che per cambiare veramente le cose dobbiamo andare al governo. Ed è per questo che chiedo ai cittadini di non sprecare il loro voto verso partiti che hanno già governato, ma di dare fiducia a noi. Se una forza politica dovesse convergere su squadra e programma, ma chiedesse un premier terzo, lei sarebbe disposto a fare un passo indietro? Io non credo che si porrà questo problema, perché credo proprio, dopo la presentazione di questa squadra e dopo il fatto che abbiamo un programma con tutte le coperture economiche, che i cittadini ci daranno il 40% per governare da soli. Il vostro primo provvedimento in Consiglio dei Ministri? Un provvedimento che permetta a chi ha perso il lavoro di ritrovare lavoro. Riformiamo i centri per l'impiego e formiamo chi ha perso il lavoro per reinserirsi lavorativamente. Si chiama reddito di cittadinanza.